presentazione della Lega a Taranto presso i Giardini Virgilio, la presentazione dei candidati al Consiglio regionale per quanto riguarda l'area, la provincia di Taranto. Siamo con l'onorevole Crippa, che è appunto il vice segretario federale della Lega. In che modo avere una Puglia diversa? Lei viene dal nord, ha conosciuto più volte le realtà del sud, è stato più volte in Puglia, a Taranto. Come ridisegnare una nuova Puglia, una nuova Taranto? Ma innanzitutto sto parlando dalla regione più bella d'Italia, con un potenziale incredibile sull'agricoltura, sul turismo, sul lavoro, sulla tradizione storica, culturale, che però chi ha amministrato fino ad oggi non è riuscito ad esprimere, perché ha messo al primo posto il clientelismo, la raccomandazione, non la capacità e la meritocrazia. L'obiettivo è quello di avere in consiglio regionale uomini e donne con esperienze, con capacità che possano dare un futuro migliore ai tanti pugliesi che stanno decidendo se rimanere in Puglia o andare fuori dalla Puglia, perché qui non possono più esprimere il loro talento e le loro capacità. E quindi la Lega per la prima volta si presenta all'amministrazione regionale in Puglia e lo fa esportando il modello di buona amministrazione che abbiamo dimostrato in Veneto, che stiamo dimostrando in Piemonte, che stiamo dimostrando in Friuli Venezia Giulia, pensando di fare della Puglia un punto di riferimento poi di tutto il Sud Italia. Io nel Sud Italia ci credo, qui la gente ci ha premiato anche alle scorse elezioni europee, adesso dobbiamo dimostrare che il voto che arriva alla Lega è un voto di speranza e di cambiamento. Sarà un voto anche che potrà avere, quello della Puglia e di altre regioni, ovviamente in caso positivo, un effetto ai fini appunto di un'eventuale caduta del governo. Sì, nelle ultime competizioni elettorali il centrodestra ha vinto quasi dappertutto tranne che in Emilia Romagna. È chiaro che se dovessimo vincere in Puglia sarebbe l'ennesimo segnale a un governo che ormai pensa a fare le passerelle. Taranto ne è un esempio, qui è venuto Conte a dare delle rassicurazioni ai cittadini di Taranto e poi quelle rassicurazioni e quelle promesse non sono state né rispettate e né mantenute. E quindi è chiaro che dalla vittoria della Puglia poi passa anche il futuro del governo. Questo non sarà soltanto un voto regionale, ma sarà anche un voto nazionale. Onorevole Gianfranco Chiarelli, vice coordinatore della Lega in Puglia, la nostra Taranto in una Puglia migliore. Ma diciamo, è l'occasione, io penso, unica che noi abbiamo dopo 15 anni. Io non mi stancherò mai di dire e di ringraziare Matteo Salvini e Andrea Crippa, oltre che per il lavoro, per la fiducia che hanno dato a me, ma anche a altri miei amici colleghi in Puglia, ma il ringraziamento vero va dato a loro due, che al tavolo nazionale hanno fatto in modo che si convergesse sull'unità, contrariamente a quello che è stato negli ultimi 15 anni. E con questa diciamo, grande segnale di attenzione per i pugliesi, io penso che hanno dato la speranza e sicuramente la possibilità che ha portata di mano di vincere queste elezioni regionali. Il resto è evidente che aria fritta quello che gira intorno, poi fra un po' inizieremo la presentazione dei candidati, farò un piccolo escursus di quelle che sono le problematiche locali proprio del nostro territorio che voi conoscete bene perché ne abbiamo parlato tante volte. Infrastrutture, sanità e tanto. Ci sono tante cose di cui affronteremo i punti magari salienti adesso insieme ai 7 candidati che faranno un patto di fedeltà nei confronti della Lega per aver dato loro fiducia nella candidatura. Lo dico anche pubblicamente a voi, io ringrazio soprattutto quelli che non hanno avuto la possibilità di essere candidati e diciamo che sono rimasti con noi in questo percorso perché credono nel progetto della Lega. Per cui la vittoria a portata di mano, il centrodestra è unito e se questo è avvenuto lo si deve solo grazie a Matteo Salvini e Andrea Crippa. L'onorevole Nuccio Altieri, in caso di vittoria del candidato presidente Raffaele Fitto, sarà il vicepresidente della Regione Puglia. Questo ticket, la Lega vuol cambiare la Puglia, in che modo? Innanzitutto cominciando col combattere la politica clientelare che tanto ha fatto male a questa regione e anche in questi giorni di campagna elettorale assistiamo a bandi che vengono fatti dalla regione solo a favore di non sappiamo chi. In ultimo il caso
pesante di ieri, di un bando per favorire il turismo musulmano in Puglia, mentre abbiamo gli agriturismi pugliesi chiusi, gli albergatori che non hanno aperto, i ristoratori che combattono per pagare la paga ogni sera a camerieri e cuochi. Con noi la Puglia vedrà prima i pugliesi, poi tutto il resto. Tutti i soldi che la Regione ha in questo momento di difficoltà vanno investiti sullo sviluppo della Puglia e dei pugliesi. Massimo Casanova, l'onorevole Massimo Casanova, parlamentare europeo, beh, lei certamente si intende di strutture ricettive, si intende di turismo. La Puglia ha un appeal meraviglioso, forse la regione in Italia appunto che in questo periodo ha raccolto davvero il massimo dei consensi degli elettori. Ma evidentemente c'è qualcosa che non fa crescere più di tanto questo territorio, soprattutto mi riferisco all'area di Taranto. Lei in che modo pensa che l'area di Taranto potrebbe essere ridisegnata da un governo di centrodestra in Puglia? Ma il governo di centrodestra sicuramente sarà un governo di cambiamento. Io l'ho detto già più volte, in più riprese, il cambiamento ci dovrà essere e sicuramente ci dovranno essere, soprattutto al turismo e all'agricoltura, persone veramente avanti, che devono essere persone che conoscono veramente le problematiche e devono sentire prima ascoltare il territorio e poi dopo andare avanti senza ascoltare le varie situazioni politiche, di intrecci o d'amici o degli amici. Bisogna lavorare e portare a casa risultati. La Lega vuole risultati. Patrizia Boccuni, candidata della Lega, è una dei 7 candidati, donna. Perché Lega? Perché Lega? Perché condivido appieno il credo, i programmi, i progetti, mi piacciono le scommesse e mi piace vincere facile. Spesso le figure femminili appaiono come sembrano appannaggio esclusivo del centro-sinistra, evidentemente non è così. Assolutamente no. La donna deve essere impegnata ovunque, a prescindere dall'ideologia o dello schieramento politico. Assolutamente sì, condivido pienamente quello che ha appena detto e la Lega lo dimostra perché ha sempre cercato di inserire spessissimo le figure femminili un po' ovunque, anche per quelle che sono le presidenze delle varie regioni, in passato l'ha dimostrato. Come sta vivendo questa campagna elettorale, questa esperienza? Con grande emozione, è la mia primissima esperienza elettorale. Io non faccio l'avvocato, io sono un avvocato e sono al servizio della gente da quasi 20 anni e spero questa volta di spostare quella che è la mia esperienza professionale in un altro contenitore che è quello della politica e quello della Lega e spero di continuare a fare quello che ho sempre fatto per 20 anni, dare una mano e risolvere dei piccolissimi problemi della gente, tutto qua. Giacomo Conserva, candidato al Consiglio regionale, perché Lega una sua presenza in regione, quale apporto potrebbe dare al territorio, su quali temi affrontare l'eventuale esperienza amministrativa difendendo l'area di Taranto? Assolutamente, prima di tutto buonasera a tutti, buonasera direttore. Io mi candido, diciamo, forte tra virgolette di una esperienza maturata come amministratore a Martina Franca, sfortunatamente per 8 anni all'opposizione. È una sfida, diciamo, che ho accettato su invito del gruppo consigliare che a Martina Franca diciamo, è ben presente con 4 consiglieri della Lega, quali mi hanno invitato a presentarmi al Consiglio regionale per, diciamo, una volta per tutte mettere fine alla parola, diciamo, sinistra e al malgoverno delle sinistre e anche di Emiliano. Sicuramente sono tantissimi gli argomenti, direttore. Primo fra tutto io ritengo essere in questo momento storico e delicato di emergenza sanitaria, chiaramente la sanità. Per l'ennesima volta abbiamo visto che Emiliano fa degli spot elettorali, non solo, continua a macinare provvedimenti, diciamo, sulla carta, anche lo stesso riordino ospedaliero, che per quanto mi riguarda sono tanto non esset, in considerazione che ha avuto 5 anni di tempo e anche durante l'emergenza sanitaria abbiamo visto che chiaramente il tallone d'Achille della Puglia per la sanità, per i posti letto e per la rianimazione era proprio la provincia Ionica.
elettronica. Ma ripeto, gli argomenti sono tantissimi, per non parlare dell'agricoltura. L'agricoltura nella regione e anche nella stessa provincia di Taranto rappresenta, diciamo, il comparto 7 volte più grande di quello industriale. I nostri agricoltori aspettano ancora i danni da calamità naturale, hanno ancora problemi dell'acqua, mancanza di accesso al credito, quindi sburocratizzare il tutto. Si potrebbe parlare per ore, però ripeto, io invito tutti gli elettori della provincia ionica ad avere il coraggio di cambiare. Questo è il mio spot, io ci metto la faccia, voi metteteci chiaramente la volontà, quella di cambiare e mandare a casa una volta per tutti, dopo 15 lunghi anni, la sinistra. Il dottor Luigi Laterza, amministratore a Pulsano, come sta vivendo questa campagna elettorale, come avverte proprio attraverso le sensazioni il rapporto degli elettori con la Lega? Quale vuole essere il messaggio innovativo della Lega, Lega che lei ha sposato anche con questa candidatura? Certo, certo. Ma innanzitutto la campagna elettorale la vivo con tanto impegno ed entusiasmo. L'entusiasmo è moltiplicato dall'attenzione che le persone che incrociamo, l'elettorato ci riserva, in quanto è un elettorato molto deluso da quello che è stato l'andamento degli ultimi 5 anni da parte delle politiche regionali, per cui è un elettorato che ci ascolta con attenzione, ascolta le proposte, le idee serie e sicuramente pragmatiche da parte del centrodestra e della Lega in particolare, rispetto a quelle che sono state le idee confuse di questa amministrazione regionale, che ha detto e fatto tutto il contrario di tutto, lasciando una situazione veramente disastrosa. Io l'impressione che ho è che i pugliesi non vedano l'ora di poter votare per mandare a casa Emiliano. Il dottor Stefano Liuzzi, altro candidato della Lega, scusate il bisticcio di parole, perché Stefano Liuzzi si lega alla Lega? Perché Stefano Liuzzi è uno di quelli che vuole dimostrare che la Lega è un partito territoriale, nel senso che è un partito fatto al sud, di uomini del sud, uomini di esperienza, uomini che hanno una loro storia personale, professionale, familiare e una loro esperienza che possono mettere a disposizione del territorio. E in questo periodo sembrerebbe facile dire, dopo 15 anni di centrosinistra e 5 anni di Emiliano, sarebbe facile fare meglio. Io sono medico e posso parlare di sanità, l'ho vissuta, la vivo sulla pelle non tanto mia ma ahimè dei miei pazienti, ma non è solo quello. Emiliano ha fatto una politica di annunci e poi non portati a termine, in quest'ultimo periodo una politica di mancette, di promesse elettorali, quindi l'apporto che vuole dare la Lega è un apporto di esperienza, un apporto di competenza, un apporto di voglia di fare. Non a caso il mio motto elettorale è fare, virgola, meglio, che significa fare meglio di Emiliano, ma meglio se si sceglie la Lega, e lasciatemelo dire, Stefano Liuzzi. Il dottor Antonio Tramonte da Massafra, medico, una sfida per le regionali, cosa l'ha ispirata a scendere in campo? Beh, cosa mi ha ispirato? In realtà mi ha ispirato quello che è sempre stata la mia battaglia, non solamente in politica, oggi in politica, ma quella che è la mia personale battaglia per quanto riguarda la sanità su questo territorio. Come medico, chirurgo, medico in un quartiere di Taranto veramente dissastato e dimenticato e travagliato, come può essere quello dei Tamburi, senti proprio la necessità e l'impellenza di venire incontro a quelle che sono le esigenze di queste persone, non solo le loro, ma quelle di tutta la comunità tarantina. Da considerare che da quando è partito il riordino sanitario, e stiamo parlando da 20 anni, quasi 20 anni, nella nostra provincia è semplicemente stato attuato il piano di riordino nella sua fase demolitiva, mentre non si è fatto assolutamente niente per quello che è la riqualificazione degli ospedali dismessi, o peggio la riqualificazione e la messa in opera del nuovo ospedale a Taranto, così come gli ospedali di primi livelli nei vari versanti della nostra provincia. Dottor Tramonte, perché la Lega? Perché la Lega? Perché la Lega ascolta. Perché la Lega mi ha ascoltato. Perché la Lega mi ha ascoltato come cittadino prima, quindi credo che sia il partito che merita
la mia persona, per questo motivo. Francesco Turco da Torricella Manduria, altro candidato della Lega a questa tornata elettorale. Cosa manca in questa Taranto? Cosa manca in questa Puglia? In che modo colmare questo gap attraverso l'eventuale vittoria della Lega e del centrodestra? Ma guardi, io innanzitutto la mia professione di medico e direttore di un pronto soccorso vedo che bisogna permettere mano subito e in modo anche forte alla sanità, e specialmente alla sanità della provincia di Taranto, perché sotto gli occhi di questo disagio della gente, io che faccio e che sono direttore di un pronto soccorso, quotidianamente si vive in una situazione di disagio. Scoppiano i pronto soccorso? Scoppiano, guarda, crea disagio a chi lavora e alla gente che deve aspettare. È una delle principali occasioni da sfruttare in modo da migliorare completamente. Io sono per ridare un valore agli ospedali anche piccoli, fino a che un contenitore come il nuovo ospedale di Taranto sarà pronto e fatto, non si può chiudere ospedali e reparti. Successivamente abbiamo un problema grandissimo di viabilità. La viabilità è una di quelle cose che bisogna migliorare, perché la viabilità serve all'agricoltura, serve al turismo, serve all'industria. Spostare delle merci oggi è quasi impossibile, specialmente nella parte orientale della provincia di Taranto. E poi bisogna dare un'impronta molto importante a quello che è la ricezione e il turismo della nostra costa, che è poco sfruttata. La costa di Taranto, della zona orientale, vi sono degli hotel oppure dei posti di ricevimento, ma non ci sono delle vere grandi strutture che sono quelle che portano poi anche il turismo internazionale. Giovanni Ungaro, altro candidato della Lega per il collegio appunto di Taranto e provincia. Ungaro, i motivi che l'hanno indotta, l'hanno convinta ad accettare la Lega, cosa si sente di dare con la Lega attraverso questa candidatura? Ma senti, io ho deciso all'ultimo momento di candidarmi perché volevo dare il mio contributo alla Lega, ma poi soprattutto per questi 5 anni che abbiamo avuto col presidente Emiliano, che è stata un'accusa drammatica, penso che sotto gli occhi di tutti. Allora, se non mi candidavo non riuscivo, no, a portare i miei amici elettori, portarli sulla Lega, perché... E niente, è stata questa la motivazione, portare spero un buon risultato alla Lega, in modo che possiamo cambiare le sorti della regione, perché è stato un dramma. Poi dall'altro non sappiamo a che cosa andiamo incontro, e avere un presidente di centrodestra credo che per i pugliesi sarebbe una buona cosa.